fine dove dobbiamo arrivare. Aspetto qualche successo, ma credo che siamo gente che lavora nel sport, è importante andare senza pausa e senza fretta. Come sempre. L'allenatore del Napoli, Rafa Benitez, partecipa al Maschio Angioino alla cerimonia organizzata dal CONI per la premiazione dei migliori atleti dell'anno. A lui viene consegnato in apertura il premio Cittadinanza Sportiva per i risultati conseguiti sul campo e per l'interesse mostrato in questi mesi nei confronti dei tesori artistici della città. Ne siamo particolarmente fieri non solo perché è il nostro allenatore ed è un bravo allenatore, ma anche perché lui è rimasto colpito dalla nostra città, si è integrato perfettamente, non perde occasione per evidenziare le bellezze straordinarie di Napoli, quindi un vero testimone, diciamo, non solo della squadra ma direi adesso dell'intera città. Una bella giornata perché testimonia ancora una volta come a Napoli ci siano tante eccellenze nello sport, in tutte le discipline, e come Napoli vuole essere la città dello sport perché è la città dei giovani. Quindi noi puntiamo molto sullo sport anche come partecipazione e come momento di aggregazione, al di là dei campioni che poi ogni tanto escono. Alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali sono stati assegnati il premio atleta dell'anno al canottiere Vincenzo Abbagnale, figlio dell'olimpionico Giuseppe, le stelle al merito sportivo e le palme al merito tecnico del CONI, consegnati inoltre i riconoscimenti ai campioni mondiali ed europei del 2013. Premiamo i campioni mondiali e europei.